Eccoli qui, eccoli in tutto il loro fascino e fantasia. Sono i bozzetti vincitori che sfileranno alla prossima edizione del Carnevale di Fano in programma il 9, 16 e 23 febbraio. Ecosostenibilità, green e rispetto per l'ambiente sono gli argomenti a cui i carristi si sono dovuti concentrare per la realizzazione delle loro opere. Come l'idea dell'associazione Carnival Factory con due bozzetti, il primo dal titolo Potenza inaudita, dove viene riassunta la forza della natura che tutto crea e tutto distrugge, forse questo per mandarci un messaggio, ovvero il clima che sta cambiando e quali effetti può avere la mano dell'uomo. Il secondo invece, intitolato Vita natural durante, ha come soggetti un pipistrello, un lupo e un uccello, immedesimati in corpi di donna che si riuniscono per scongiurare l'estinzione della specie animale e di salvare il pianeta. Oppure quello progettato da Gomma Piuma per Caso, dove grosse mani sorreggono la terra ormai malata da fabbriche inquinanti, scioglimenti dei ghiacciai e dalla desertificazione. Solo con l'intervento delle fonti di energia alternative si può rianimare il mondo e la speranza di una vita migliore viene rappresentata da tante girandole colorate. Mentre l'associazione Fantagruel, che avrà il compito di costruire un mini carro, ha visto bene di realizzare Greta Thunberg, icona mondiale della lotta all'inquinamento, all'interno della classica scatola della più famosa bambola di plastica della storia. Ed è qui che nasce Barbie Greta. Sono questi dunque i quattro carri che vedremo sfilare insieme agli altri della passata edizione al Carnevale di Fano 2020, che come detto più volte vedrà come tema l'ambiente. Una lunga e difficile scelta avvenuta ieri negli uffici della Carnevalesca di Fano, dove a presiedere la giuria è stato Riccardo Manservisi, direttore artistico del Carnevale di Cento, insieme ai maestri carristi Andrea Borghi e Andrea Busi, con loro anche la costumista Maria Letizia Della Felice e l'architetto di Fano Stefano Marchegiani. Sì, dopo il conclave di ieri abbiamo la fumata bianca, abbiamo la classifica dei bozzetti, noi poi ieri sera in consiglio abbiamo aperto le classifiche e abbiamo visto i bozzetti. Devo dire che la qualità si è molto alzata anche rispetto all'anno scorso e questo mi fa molto piacere, e devo dire anche che ci sono nomi nuovi all'interno delle tre associazioni e quindi nuovi artisti che hanno presentato i bozzetti, anche artisti molto giovani che magari non sono rientrati nei primi classificati ma che cominciano ad interessarsi al carnevale. Questo è molto importante, quindi questo mi fa molto piacere.